Mister Olimpia 2023. Io sono Aldo Masolo, sono un bodybuilder professionista e siete sul mio canale YouTube. Adesso seguirò in diretta la conclusione del Mister Olimpia e vedremo se le mie previsioni per la classe Open che ho fatto giovedì verranno o no rispettate. A mio avviso alcune cose le ho cannocchiate, però vedremo se appunto questa modifica in corso d'opera esisterà, sarà corretta oppure no. Partiamo dai Classic Physique dalle top 4, quindi adesso siamo nella fase in cui ci saranno le uscite singole dei top 4: Chris Bumstead, Raimondino, il brasiliano, il tedesco Urs, Kalecinski, spero di aver nominato bene perché sennò dopo ci saranno i criticoni che diranno che l'ho detto male, io l'ho detto la romagnola, e poi dopo abbiamo il nostro Breon Ashley, campione anche lui all'inizio dei Classic, l'anno scorso non ha partecipato e quest'anno è ritornato sul palco con un paio di chili in più di muscoli, quindi a suo avviso più competitivo. Attualmente adesso è sul palco il tedesco, quindi Urs, che è migliorato tantissimo rispetto all'anno scorso, anche perché poi, oggettivamente parlando, fare una valutazione di questi ragazzi, escluso Chris, che a mio avviso è superiore proprio visivamente, gli altri hanno delle caratteristiche che sono, seppur differenti l'uno all'altro, hanno delle qualità che è difficile individuare chi sia meglio di uno o dell'altro, perché comunque sono tutti atleti stratirati, con delle muscolature e dei ventri potenti. Ok, sì, uno avrà più un muscolo che un altro, ma è veramente difficile una valutazione. Infatti ho sempre pensato che le valutazioni dei giudici siano veramente, veramente difficoltose. Questo ragazzo è cresciuto tantissimo di gambe, ha delle bellissime proporzioni e a mio avviso, se mai Chris smettesse di gareggiare, perché prima o poi lo farà, questo potrebbe avere tutte le carte in regola per diventare Mister Olimpia nei Classic, assolutamente. Quindi, che dire, porta una definizione estrema, delle belle proporzioni, è migliorato tantissimo, e che cosa vi posso dire? Forse pecca un pelino di schiena, ma adesso lo guardo quando arriverà di schiena. L'ha giocata poco la schiena qui nel suo video. L'abbiamo vista poco la schiena, però comunque sia io lo reputo un gran atleta. Parliamo di Breon. Breon è più piccolo rispetto agli altri, quindi diciamo messo vicino agli altri è molto più basso, anche se lui ha dei ventri muscolari, è cresciuto tanto perché anche le gambe gli sono cresciute tante, avete visto che bei tagli che ha nelle gambe. Probabilmente pecca in altezza e quindi è meno visivo degli altri, anche se comunque sia ha una linea anche lui con una bella vita stretta. Delle belle gambe voluminose che, ripeto, a mio avviso sono veramente cresciute. Definizione estrema anche lui, culo striato. Qui veramente chi ha detto che è partito dicendo che quest'anno l'Olimpia ha dei livelli inferiori rispetto agli altri anni, spero che adesso vedendo sti video si renda conto che ha detto una gran stronzata, perché per adesso i ragazzi sono tutti in delle condizioni estreme, spettacolari. Nulla da dire. C'è anche Terence Ruffin, sì, che è anche lui nella top 5. Anche lui è minuscolo, però ha delle proporzioni... Cioè, sono tutti grandi atleti, ragazzi. Io non rischio di diventare monotono. E poi dopo ovviamente c'è il re. E il re, già da come entra, ragazzi miei, non c'è che dire. Quando entra lui fa solo la differenza soltanto, diciamo, quando sale sul palco. Poi dopo è grosso, proporzionato, tirato, ogni anno che passa migliora. Io sfido uno a trovargli un difetto. Fa un vacuum anche adesso che, diciamo, posa di lato, riesce a tenere lo stomaco con delle righe nel culo che ci passa un dito. Lui è veramente impressionante. Rimango impressionato anche dall'attaccatura. Se potete vedere il video qui, l'attaccatura dove ho il sì, vedete com'è striato anche sotto, davanti, nella parte anteriore qui dall'attaccatura del costume. È una roba impressionante, lui è. Cioè, è impressionante, ha portato una condizione, guardatemi sto side, oltre che è bravissimo a posare, guardate che non, veramente non ci sono parole. Io penso proprio vincerà lui a mani basse, scusatemi ma mi sbaglierò, ma qui non c'è paragone con nessuno ancora. Finché c'è sul palco lui, gli altri giocano per la seconda posizione. Guardate sto frontale qui. Cioè,
trovatemi un difetto di sto ragazzo. Petto striato, condizione estrema, le gambe, i glutei, ma avete visto i glutei? È impressionante. Se notate anche soltanto la differenza dei volumi di Chris rispetto agli altri, cioè non c'è proprio paragone, la spalla, il V-shape che lui ha. Poi quest'anno, avendogli dato 2 chili in più, lui è, no, veramente quest'anno ha tirato fuori il meglio di sé. Raimondino è un bel atleta, perché ha delle bellissime braccia, ha una bellissima spalla, però quando uno lo vede e vede Chris Bumstead è un'altra cosa. Cioè, se ci fosse solo lui, ma magari che non avesse come pietra di riferimento Chris Bumstead, gli altri se la giocherebbero, ma quando arriva quell'altro, spariglia tutte le carte, saluta tutti e arrivederci, grazie. Anche questo, Raimondino ha una condizione estrema, ragazzi, ha il culo striato, ha una schiena che non ha... Ha delle bellissime braccia, un bel addome, delle belle gambe, però non è lui, non è Bumstead, non ha quella spalla, quel volume, quel V-shape di schiena quando fa il doppio frontale, è una roba inarrivabile. Anche se a mio avviso Raimondino e il ragazzo tedesco, per me il secondo posto se lo giocano grandemente. Gli altri, secondo me, si giocheranno le posizioni di rincalzo, che comunque sono posizioni importanti. Ruffin non lo voglio neanche, cioè è un bel atleta, ma non lo consideriamo. Andiamo a vedere l'ultimo confronto. Chris l'ha messo di lato perché tanto avranno già deciso che ha vinto, e poi fanno giocarsi agli altri, però in questo caso, ecco, adesso lo metto, adesso fanno un bel post down. Anche qui è carino, perché comunque sì, avete visto che comunque hanno un ottimo rapporto tra di loro, soprattutto i primi tre. Ho visto anche sui social che comunque se la divertono, giocano tra di loro, e quindi questa è una bellissima cosa anche per far capire anche a noi in Italia che non siamo nemici, perché io sembra sempre che quando sale sul palco un italiano gli danno tutti contro. E io questo veramente non lo capisco, mentre invece... Non dovrebbe essere così, dovremmo essere tutti attorno ai nostri atleti italiani che gareggiano, ma probabilmente abbiamo una mentalità talmente del cazzo che purtroppo questa cosa la perdiamo, e quindi sembra che ci siano coloro che sono contenti se i nostri italiani vanno male. Io questa cosa faccio veramente molta fatica a capirla. Ma... C'è il presidente della IFBB e Filiz, vestiti uguali, per me hanno lo stesso abito. Abbiamo Ruffin quinto, Breon quarto, e adesso andiamo a vedere chi se la gioca. Urs terzo. Poi avete notato anche la differenza, quando iniziarono i Classic, i costumi coprivano tutto il culo. Adesso sono praticamente davanti dei pantaloncini uguali a quelli del bodybuilder open quasi. Hai visto, sono un po' più grandi, ma comunque sia, c'è il culo che fa vedere le righe. Non c'è, si sono uniformati molto agli open. Ma che bello che si Prima erano coperti, però. Prima erano coperti. Adesso andiamo a vedere i primi due, ma qui ci giocherai quasi il cellulare, anche il tuo ti gioco, guarda. Gioco due cellulari su Cboom Vincente, perché non c'è storia. Hai visto che c'era tra il pubblico c'era anche Dave Battista e c'era Shaquille O'Neal? L'abbiamo fatto dare sul palco. Grande. È bello che Chris sembra quasi anche preoccupato del risultato. Cazzo, ti preoccupi, ma non ti vedi. Poi con quei 2 chili in più è veramente anche mastodontico, perché è proprio grosso. Poi ci sono ancora molti che dicono che questo non è uno sport. Ma... Ecco, rispondiamo a questa domanda che potrebbe essere interessante per molti. Secondo te, se lui andasse in Open l'anno prossimo, mettimi in questo scenario, commentami questa situazione. Dovrebbe mettere su ancora dei muscoli, non dovrebbe limitarsi nel peso, dovrebbe vedere qual è il suo peso reale, probabilmente avrebbe un paio di chili in più ancora da poter portare sul palco, però rimane leggero, perché comunque sia sarebbe 107-108 chili, 108 chili di là. Quant'è qui il limite? Per me, per la sua altezza, penso che sia 104. Gli altri sono... 104 sei leggero per essere nella Open, aveva vinto lui, visto. Sì, secondo me rischio di sbagliarmi, fai conto, può essere anche 106, ma potrebbe essere anche 108. Non, con 108 di là 6, gli altri adesso li andiamo a vedere, gli altri sono molto più spessi. Quanti sono secondo te sul palco di chili? Andrea penso fosse intorno ai 120.
Samson Dauda, perché dicono che mi mangio la N, dicono che lo chiamo Sanso, però c'è anche la E. Lui, secondo me, sul palco è 130. Gli altri due sono più piccoli, però vuoi che non siano 112-113, però sono 15 cm meno di lui. Quindi alla fine, no, lui è per questa, lui è questa categoria. Per me di là andrebbe a sputtanarsi per niente. Lui deve continuare, finché ha voglia di gareggiare, continua qui, continua a vincere, perché potrebbe anche, non dico smettere l'anno prossimo, ma secondo me ne fa ancora pochi, perché dopo... un atleta è talmente vincente a questo punto che deve lasciare quando è vincente. Cioè, se l'anno prossimo si trova a non avere la condizione, non gareggia e si ritira. Perché devi... Cioè, sei talmente stato imbattibile, perché vai a mettere un neo sulla tua preparazione, che, o sul tuo curriculum professionistico? Non ha mica senso. No, comunque si va a informare mentalmente sul numero di gare che ha vinto. No? Sì, certo, cazzo, lui, che cazzo gliene frega? 25, abbiamo 6. Ah, ma dopo 6, ti viene, però lui è... Ma hai visto quanto è migliorato tutte le gare, tutti gli anni? Sempre. Poi quest'anno, ripeto, con quei chili in più... E qui io non ho pronosticato nulla e quindi chiuso il discorso. Allora, io vorrei fare, mi dicono, alcuni mi hanno apprezzato perché ho parlato di Andrea, ma io non l'ho fatto per, l'ho fatto perché mi sembrava corretto parlare subito del nostro unico atleta italiano. Secondo me qui in mezzo, nella top ten non lo vedo, perché appunto non c'è, ci poteva stare secondo me. Quest'anno qui ci poteva stare, perché non ha... Non gli mancava niente rispetto ad un paio che sono qui dentro, che a mio avviso lui poteva assolutamente essere migliore e quindi potevano un decimo posto darglielo. Comunque sia, andremo a vedere quanto arriva, probabilmente sarà undicesimo, dodicesimo, non tanto lontano dal di qui, però lui qui di mezzo ci poteva stare. Allora, adesso vediamo qui hai visto la differenza di spessori che hanno rispetto anche a Christian Bastet? Qui sono più spessi, ci sono più muscoli, i bambini miei. Qui non c'è limite. Non tutti, perché se vedi Chopin nella condizione era strepitoso davanti. Adesso andiamola a vedere davanti. Davanti è superiore rispetto anche a Lunsford. Perfetto, se giravi di schiena a Lunsford vedevi che aveva delle righe nel culo mostruose. Adesso... perlomeno nelle precedenti uscite che abbiamo visto, però sul frontale quando Chopin chiude il coso ha un petto, un addome, una pelle. Samson è migliorato tantissimo da quando è con Sarces e anche a livello di condizione, quindi potrebbe essere lui il futuro. Lui deve soltanto arrivare alla condizione, che secondo me è questione di tempo, ma ci arriva. No, lui è enorme. Ah, io mi ricordo che l'unica gara che ho fatto nel pro l'ho gareggiata contro di lui. Sì lui sarà un 88, è una montagna di muscoli. Barton, anche questo non mi dispiace. Criso, a me Criso non piace, ci sono molti che dicono che è bello, ma a me non piace. Regis Grimes, anche lui mi piace. Andrew Jacked, anche lui arriverà secondo me come da mia previsione. A me Brandon Carey piace, ma per me qui la sua problematica di ieri o dell'altro ieri l'ha un pochettino inficiato della condizione, quindi forse quello che ho pronosticato io non si realizzerà, un terzo posto suo, onestamente, vedendo questo, il palco come adesso, probabilmente no. Però anche Grimes è cresciuto tanto, ha messo su dei muscoli, perché l'anno scorso a fianco a Samson Dauda sembrava suo figlio, quest'anno invece abbiamo visto che comunque sia è un atleta che nei top 10 ci può stare. Sì, Brandon Carey pecca un po' di gambe, avete visto? Pecca di gambe. Sì, rispetto, è un po' più vuoto, soprattutto qui nell'attaccatura, sotto al costume, qui ha le gambe un po' meno voluminose. Guardate il frontale di Chopin, che è mostruoso, frontale imbattibile. Quindi sarà una gara dura tra i due. Io l'ho già detto, il Mister Olympia è uno status... Non soltanto la gara in sé, ma devi essere il promotore del bodybuilding a livello mondiale. Di conseguenza devi essere anche uno comunicativo. Chopin è comunicativo come il mio cellulare, spento. Perché lui non parla inglese. Va e si è chiuso in Iran, e si è allenato in Iran senza fare un po', senza fare niente. Cioè, tu hai anche la funzione di
far conoscere a tutti il bodybuilding a livello mondiale come Mister Olympia. Quindi a mio avviso, se i due atleti, come a mio avviso, sono molto simili perché hanno dei pregi e dei difetti entrambi, quindi potrebbe vincere l'uno o l'altro sul palco, la vittoria andrà a Lunsford perché è l'uomo giusto per far sì che la community, non è la community, il bodybuilding professionistico cresca. Quell'altro non è comunicativo, non può, come fa a essere comunicativo? In più, parliamo anche, non c'entrerà la politica, però comunque sia, in questo momento far vincere un iraniano in America, scusatemi, non penso che sarebbero molto contenti molti americani. Conta, quindi, tutto, ogni aspetto. Conta tutto. Chi dice che non è vero? Il palco conta, però per cui stiamo parlando di due atleti che sono... No, cioè non è che il giudice ruba. A parità di condizioni. Qui stiamo parlando di due atleti che potrebbero vincere o l'uno o l'altro. Quindi non è che rubi a qualcuno se vince l'uno o l'altro. Potrebbero vincere entrambi. Però uno ha delle carte più in regola di un altro. Quindi a mio avviso deve vincere lui. Perché questo qui durerà un anno fino al prossimo Olimpia a farci vedere e magari gli iscritti alle FBB o i ragazzi che andranno in palestra saranno di più perché questo qui è più bravo a comunicare il nostro sport. Quindi per me è giusto che vinca lui. Questo è il mio pensiero per premiare il quinto posto. Stiamo fremendo. C'è anche Ante Labrada che è un bel atleta. Qui ci stava anche Andrea, però su sto palco ci stava anche lui. Eccolo, quinto. Però hai visto, lo stanno avvicinando alla top ten. Se lui mi migliora di condizione e come sta diventando anche popolare negli Stati Uniti, probabilmente l'anno prossimo, se gareggerà ancora la top ten, ci sta tutta. Dexter Jackson, che da quando ha smesso di allenarsi è tipo dimezzato. Il potere dell'allenamento. Sembra il fratello di Dexter Jackson. Pensare che qualche anno fa era sul palco anche lui, non era grande come lui perché era la metà di altezza, però comunque sia, ci fa parecchio riflettere questa cosa. Andiamo a vedere il quarto posto. Allora, il quarto posto io ci avevo messo Samson Dauda nella mia classifica, però probabilmente ho sbagliato perché Brandon Kerin a mio avviso non è all'altezza, però ve lo dico subito. Vediamo subito. Qui purtroppo ho canocchiato. Visto? Sì. Quarto Brandon Kerry. Qui ho sbagliato. A me Kerry però come linea è sempre piaciuto tantissimo. Poi lui piace molto alla IFBB come atleta. Piace moltissimo. Di sopra è bellissimo. A mio avviso si ha una buona condizione, ma non so che tipologia di problema abbia avuto perché non l'ho capito esattamente. Non si è capito molto bene che cosa abbia avuto, oppure chi lo sa, magari adesso ci scriverà sotto nei commenti che cosa ha avuto. Io non l'ho capito, ho visto la sua diretta, non ho capito che problema, perlomeno non l'ho colto. Adesso andiamo a vedere Samson Dauda terzo. E adesso qui io la mia carta l'ho già sparata e vediamo cosa succede. Sono bassi sti due. Sono bassi. Cioè lo vedi Vincenzo Samson Dauda, sembrano dei figli. Però oggettivamente, diciamolo chiaro, Eddie Chopin è un grandissimo atleta, ma è anche antipatico, guardarlo in faccia. Non è antipatico. Cioè, non è comunicativo, è antipatico. Cioè, non vorrà dire, ma per me sono quelle cose che la comunicazione, quanto è importante la comunicazione social, siamo qui tutti che quello è importante. Sì, un po' con la puzzetta sotto al naso. Già uno che non impara l'inglese, a mio avviso, vedendo che comunque sia la federazione per cui lavori ti ha dato $400,000 un po' di imparare l'inglese, perché magari poi non l'hanno obbligato neanche probabilmente a fare delle uscite pubbliche, perché ci sono delle federazioni che obbligano a fare le uscite pubbliche i loro campioni. Avrebbe avuto ragione la FBB di dire: tu mi fai un'uscita ogni 15 giorni e sponsorizzi il nostro sport. Non gliel'ha neanche fatto fare in inglese. Cioè, l'inglese, non mica perché l'inglese sia una, però è la più parlata al mondo. Sfrutti, cioè devi, e la tua federazione inglese parla americano,
Grande, visto. Ci sta. Ci sta, ha vinto Derek. Ci sta. È normale. Erano equiparabili. Incazzato quell'altro. Puttana, incazzatissimo. Si sono abbracciati però, anche perché hanno lo stesso coach. Cosa dire? Come da programma qui, no? Sicuramente se vanno a fare i conti a livello, diciamo, finanziario, l'anno prossimo l'FBB starà meglio, perché questo qui è un atleta che può portare proseliti. Proseliti non intendete in senso negativo, avete capito in che cosa tendo. Può avvicinare più persone alla FBB, che è poi l'obiettivo per cui lo fanno. Ah, è salito sul palco anche il mitico Jay Cutler, il mio preferito in assoluto, che non sfigura mica ancora vicino agli altri, eh? Cioè, Jay Cutler, oh, 51 anni, 50 anni, eh? Oh, lo vedi vicino agli altri, non è mica tanto più piccolo quello lì, eh? Tanto grande lui. Grande Derek. Mamma mia, magari. Jay Cutler è il mio idolo assoluto. Oh, Jay Cutler non sfigura mica vicino. È rimasto giovanissimo lui. È incredibile. Bella questa foto. I top 4, i top 5 anzi. Qui siamo proprio sull'Olimpo del bodybuilding. Incastrato nero nel giubbone. C'è una faccia incastrata, brutta faccia. Faccio un ragazzo di noi. Molti non si espongono, io dico quello che penso. Brandon Carey ha vinto nel 2019 l'Olimpia. Grande, se lo merita tutto, guarda, anche perché è un bravo ragazzo, bravo, sono contento. E il livello, adesso chiudiamo perché ci sta, il livello del Mister Olimpia quest'anno a mio avviso era un ottimo livello. Non mi potete dire che questi 5 atleti non abbiano portato tutti la condizione, quindi non abbiano fatto tutti una dieta, non abbiano portato dei gran muscoli, perché voglio vedere io qualcuno che mi viene a dire che non ci sono dei muscoli. Probabilmente ci sarà qualcuno che dice è giusto che vinca. Chopin se n'è andato. Chopin se n'è andato. È giusto che abbia perso allora. Se lo merita. Se n'è andato dal palco. Li ha lasciati così da soli. E allora è giusto che abbia vinto. Motivo in più che se avevo qualche remora adesso l'ho finita. E ti stavo dicendo, qualcuno magari dirà è giusto che vinca Samson perché è molto più alta, tanti più muscoli. Però qui va il freak, va il grosso tirato, anche gli altri sono più piccoli, ma a parità di altezza hanno gli stessi muscoli, se non di più. Quindi, a mio avviso, bello, è stato un bello Olimpia questo. Sia dal punto di vista come classic, adesso stiamo valutando i classic e gli open, ma è stato veramente un bello Olimpia. Belli atleti, ripeto, Andreas poteva arrivare a 10. Ragazzi, che dire, spero che questa chiacchierata vi sia piaciuta, spero che le mie umili valutazioni siano da voi condivise, se non sono condivise mi dispiace, ma continuo a pensarle in questo modo. Ci vuole un altro anno, ci vorrà un altro anno per vedere appunto se verrà confermato, ma io reputo che se lui venisse confermato anche l'anno prossimo, cosa che è molto probabile, tranne che non ci siano degli sconvolgimenti esagerati, lui possa rimanere Mister Olimpia per parecchi anni consecutivi, perché ha tutte le carte in regola per fare quei 4-5 Mister Olimpia, tranne che non abbia degli acciacchi fisici o dei peggioramenti, o insomma, oppure che arrivi qualcuno che spariglia le carte. Ma adesso anche tra i giovani, magari ce ne sono, però arrivare sui livelli ci vuole del tempo. Quindi per me staremo parecchi anni con lui sul punto più alto dell'Olimpo. I giochi sono fatti. Secondo me i risultati che abbiamo visto in questo Olimpia, quantomeno nella classe Open e nella classe Physique, sono giusti. Quindi nulla da recriminare. Hanno vinto coloro che dovevano vincere. Vi saluto. Andate a vedere la mia pagina aldomasolo.com, perché dal 6 di novembre, che quindi è lunedì, cioè fra un giorno, adesso stiamo a mattina della domenica, partirà una promo che durerà tutto il mese di novembre con dei vantaggi eccezionali per chi si iscriverà al mio coaching. Se non siete iscritti alla mia pagina YouTube, iscrivetevi, e anche a tutte le mie pagine social, Instagram, TikTok che siano. Se il video vi è piaciuto, mettete un like al video e accendete la campanella se volete vedere i nuovi contenuti. Ciao a tutti e buonanotte, buongiorno perché siamo a mattina.